Allora, due parole per ringraziarvi tutti per aver accolto così numerosi l'invito ad inaugurare formalmente questa sede, perché sostanzialmente questa sede l'abbiamo già inaugurata da circa un mese e mezzo, due mesi ormai, con due assemblee, una iniziativa sul referendum e via via ne faremo molte altre, però da parte di tanti è arrivato il desiderio di trovare una occasione che ci consentisse, attraverso il pretesto dell'inaugurazione formale, di poter stare insieme e trascorrere qualche ora insieme, mangiando un po', bevendo un bicchiere di vino, per continuare in fondo a socializzare quello che abbiamo socializzato prima della campagna elettorale, durante la campagna elettorale, che vogliamo continuare a socializzare oggi a campagna elettorale finita. Questa è la sede del nostro movimento civico, non a caso uso il plurale, perché ognuno di voi, se vuole, può questa sede sentirla propria. Bravo. E questa sede la dobbiamo riempire di vita, nel senso che ognuno di voi ha titolo e diritto, in quanto componente del movimento, a proporre incontri, riunioni tematiche, a usare questo luogo per individuare proposte e soluzioni per la nostra città. Questa sede deve rimanere, finché lo vorremo e spero il più a lungo possibile, un cantiere aperto, un cantiere delle idee innanzitutto, ma un luogo che ognuno di noi, al di là delle proprie sensibilità e delle proprie propensioni, aperta come proprio. Un luogo dove si incontra con persone con cui si trova a proprio agio, con cui vuole condividere idee e soluzioni in una logica democratica in cui si dibatte e si discute. Credo che l'esperienza che il gruppo consiliare composto da Cristina, da Aldo e Pippo ha svolto fin qui sia una attività straordinaria. L'approvazione in consiglio comunale ieri l'altro all'unanimità della nostra proposta di del baratto amministrativo nella testimonianza, lunedì si discuterà la nostra proposta sull'acqua pubblica. Sarebbe bello se lunedì molti di noi sostenessero i consiglieri comunali con la presenza fisica in consiglio comunale, nell'auspicio che anche la proposta sull'acqua pubblica si possa concretizzare. Concludo dicendo che questo luogo è un luogo frutto del lavoro di molti, ma è anche un luogo oneroso che implica un costo mensile che, con condizioni di assoluto volontariato, molti di noi stanno sostenendo. Abbiamo aperto un tesseramento, di là c'è Patrizia Pepi che se ne occupa, quindi chiunque volesse iscriversi al movimento e quindi attraverso pagamento di una tessera, dare un contributo è, come dire, ben voluto, e anzi vi invito a farlo, perché questo ci aiuterà ad affrontare nei prossimi mesi di più e meglio le spese che dobbiamo sostenere, perché qui è tutto frutto del volontariato. Anche ciò che stasera mangerete e berrete è il risultato della disponibilità di alcune persone che hanno accolto l'invito a darci una mano. Primo fra tutti Giovanni Massari, che oltre che fare tecnico di radiologia fa anche l'imprenditore agricolo, produce un grano
è una farina spettacolare grazie alla quale Pizza e Sfizi e Dolce Forno hanno realizzato tutti i prodotti salati che stasera mangeranno. Quindi non è pubblicità occulta, comprate la farina di Giovanni e mangiate da Pizza e Sfizi e da Dolce Forno, perché grazie a loro noi stasera mangiamo grazie. Poi voglio ringraziare il Nantro che ci ha gratuitamente donato tutte queste bottiglie di vino che allieteranno questa serata, spero rendendola ancora più goliardica. E infine voglio ringraziare le tante donne del movimento che hanno, per la nostra felice glicemia, realizzato una trentina di torte circa con le quali ognuno di noi si potrà dilettare. Dopodiché adesso in modo autonomo, qui c'è il salato, qui da bere, dall'altra parte i dolci, ognuno si muova, beva quel che vuole, mangi quel che vuole e grazie a tutti voi per essere presenti. Antonio, lavora, apri.